Buongiorno a tutti e grazie all'amica Nicoletta Gandolfo e alle componenti della Commissione Donna Radiologo SIRM per l'invito ad aprire questo importante evento organizzato in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze della Scienza. Con la Società Italiana di Radiologia Medica ho un legame di lunga data. E ho sempre molto apprezzato le vostre iniziative. E a questo riguardo rivolgo un caro saluto anche al presidente Vittorio Miele. Il vostro convegno di oggi mira giustamente a valorizzare esperienze di donne nelle loro attività scientifico-tecnologiche, a confrontare professioniste che hanno riportato successi nel loro campo, ad aiutare le giovani donne a intraprendere la propria carriera lavorativa e scientifica, sostenendo la loro crescita affinché non sia perso alcun talento in ambito scientifico-tecnologico. Una battaglia che, come sapete, anche a me sta molto a cuore e che quest'anno ho portato avanti non soltanto come presidente di Fondazione Bracco, ma anche come ambassador per il Women Empowerment del B20, la task force che ha raccomandato con forza a tutti i governi del G20 di riportare un numero crescente di donne nel mercato del lavoro, di abbattere le barriere culturali nell'accesso alla formazione STEM per le ragazze e raggiungere la parità di genere nelle posizioni che contano. Le donne sono un motore di progresso civile, economico e sociale in tutto il mondo. D'altronde, in base alle proiezioni più autorevoli, risulta che il maggior impulso alla crescita globale nel prossimo futuro verrà proprio dal lavoro femminile. Se non c'è uguaglianza di genere, non cresce il mondo. Nessun paese può fare a meno del contributo delle donne. Per questo in ogni campo si deve investire sul potenziale femminile, impegnandosi nella lotta contro ogni tipo di condizionamento e di discriminazione. Tutti devono anche impegnarsi nella lotta contro gli stereotipi, soprattutto in Italia, dove le resistenze culturali sono più radicate nella società, nelle aziende e, aggiungo, addirittura nelle famiglie. La parità di opportunità e di diritti va realizzata infatti contestualmente in diversi ambiti, dall'istruzione alla formazione, dall'occupazione al supporto all'imprenditorialità, dal credito alle donne al bilanciamento tra impegni familiari e lavorativi, possibilmente con l'ausilio anche di politiche sulla diversity nelle imprese e programmi di welfare aziendale. La partecipazione femminile al mondo della scienza e delle professioni tecniche, come dimostrano anche i dati della vostra indagine realizzata nell'ambito della radiologia, è ancora pesantemente ostacolata da bias e stereotipi di genere, anche se, come testimonia il ricco programma di questo convegno, donne e scienze sono un binomio vincente. Anche noi, come Fondazione Bracco, ci siamo mossi in questa stessa direzione, dando vita anni fa a 100 esperte, un progetto per valorizzare l'expertise femminile in tutti i campi, dalla scienza all'economia, dalla diplomazia alla storia alla filosofia. Inoltre abbiamo messo a punto il manifesto Mind the STEM Gap, con l'obiettivo di favorire l'accesso delle ragazze alle competenze STEM, che sono sempre più richieste dal mondo del lavoro. Il manifesto, che è stato declinato in una versione per la famiglia e una per la scuola, serve a contrastare efficacemente gli stereotipi e le pratiche che ancora inficiano un approccio paritario che garantisca uguali opportunità di successo nelle discipline scientifiche. Questa è una battaglia culturale in cui ognuno di noi gioca un ruolo importante. E perciò vi invito a firmare e a divulgare il nostro manifesto Mind the STEM Gap sul sito dedicato. Grazie per l'attenzione e buon lavoro al congresso.